Eccoci qua, come di consueto, ormai tutte le domeniche, per l'outfit camusa. Allora, questa domenica è un outfit rosso e nero. Non sono milanista, non tifo per nessuna squadra. È semplicemente rosso e nero perché? Perché volevo mettere qualcosa di rosso per utilizzare le nuove scarpe, queste, e quindi mi sembrava carino abbinarlo, visto che comunque sia il tempo qua fa schifo, tanto per cambiare, ha un paio di pantaloni neri e quindi di conseguenza ha un coprispalle nero. Allora, iniziamo subito con l'outfit. Come vi dicevo, tutto improntato sulle scarpe, quindi ho abbinato ai miei décolleté nuovi questa magliettina presa un paio d'anni fa da TQ, fatta a canottierina, un po' imbottita, quindi aiuta il davanzale a sembrare più prosperoso, morbidina, quindi non va a segnare comunque eventuali difetti, e rimane molto molto carina. Ci ho abbinato questi pantaloni neri che hanno queste taschine con le cerniere argentate e le taschine anche sul davanti abbastanza stretti. Questi ce li ho da un sacco, veramente. Questi sono i miei pantaloni jolly, cioè sono i pantaloni neri che una qualunque donna, tutte le donne dovrebbero avere nell'armadio, perché sono quelli che ti salvano il look quando non sai proprio cosa mettere. Quindi pantaloni neri jolly che sono molto molto carini, aderenti, semplici, e poi un coprispalle nero in leggera lanetta, perché come vi ho detto qua a Genova piove, cioè siamo al 10 di giugno e continua a piovere, quindi visto che stasera non farà proprio caldissimo, il coprispalle ho detto lo metto. Le scarpine, ora me ne tolgo una per farvela vedere meglio, aspettate, mi appoggio, perché le ho messe questa sera per la prima volta e rischio veramente di farmi male, perché mi sono resa conto che un pochino sono lisce, cioè perlomeno in camera mia scivolo. Quindi spero di non ammazzarmi stasera. Comunque, tacco 13, plato da 3, il rosso è lucide con un bel fiorellino sul lato. Ora cerco di rimettermele senza ammazzarmi, mi appoggio all'armadio e cerco di fare la magia e non cadere, possibilmente, se no non metterei mai questo video su YouTube. Niente, non riesco a... Opla, entrate, sono nuove quindi sono ancora un po' strettine. Comunque, devo dire che sono piuttosto comode, l'unico inconveniente può essere che sia il fatto che essendo leggermente scivolose col fatto che piove, devo stare appiccicata al braccio il mio fidanzato. Comunque, a parte questo andiamo avanti con l'outfit, vi faccio vedere il trucco di questa sera, che è sull'arancione, ed è un trucco fatto grazie a un amico, nel senso che qualche giorno fa un amico della Cambusa, uno dei ragazzi che vengono su, mi ha mandato una serie di make up e mi ha detto scegliene uno, e questo era quello che mi piaceva di più, per cui ho pensato di rifarlo proprio questa sera. È fatto con la palette 180 colori, ho sfumato praticamente 4 arancioni differenti, da uno più chiaro a uno più scuro, quindi ho fatto come se dovessi fare uno smoky, ma l'ho fatto in arancione, e poi ci ho fatto una riga di eyeliner allungata, tipo appunto catliner, e una riga sotto con la codina, sempre in eyeliner, però sul bluette, più o meno, mentre la riga principale è nera. Sulle guance ho dato un blush aranciato, rossetto numero 26 di Kiko, un po' di cipria, ovviamente fondotinta perché ancora sono bianchissima, e niente, direi, capelli li lascio mossi perché ho provato a stirarli, ma con questa umidità subito cambiano forma. Orecchini, ho messo un orecchino rosso fatto a fiore e un orecchino nero piccolissimo con la scritta no. Mi direte per quale motivo? Allora, avrei messo due di questi, ma ho perso il suo fratellino, quindi ho detto mettiamo un orecchino nero. Non trovavo nessun altro orecchino nero al momento, tranne questo, per cui ci arrangiamo, ci teniamo questo. E nient'altro, direi che come accessori l'unica cosa che ho aggiunto è questo, che è un anellino di pietrine trasparenti, quindi niente di eccessivo, niente di troppo visibile. E nulla, spero che il tutorial, anzi cosa dico, l'outfit di questa sera vi piaccia, vi mando un bacione e alla prossima. Ciao ragazze!